Attenzione, sta per iniziare il GCN Italian Show. Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Siamo arrivati allo show 97 e oggi è uno show un po' particolare. Siamo a casa di Jacopo Guarnieri, lo abbiamo intervistato, poi verrà fuori una puntata speciale tra qualche settimana. Jacopo, abbiamo un po' di domande per te dai fan che hanno scritto su Instagram, quindi sei pronto? Io sì, tu però hai 10 minuti, butto la pasta, quando è pronta si mangia. Sono Boh, velocissimo. Iniziamo ok. la puntata. Dai. Lead out man story, perché tu sei un lead out man. Iniziamo con la prima domanda che ti faccio io. Qual è la routine di un pro? Cioè, io lo so qual è la routine di un pro nella vita normale, però in pochi secondi come la Beh, tu dici puoi durante le definire? corse o a casa? A casa, a casa. Beh, a casa è molto semplice, ti svegli, fai le tue cose, io magari sono la bambina, porto l'accompagno all'asilo, colazione, bici. Non sono mattiniero, non so te come eri, io alle 11 vado in bici. Alle 11 così almeno sai, riesco a spostare il pranzo dopo, pranzo alle 4, Ti 5. rilassi dopo l'allenamento ascoltando Se metto lì musica. sul divano un paio di orette, poi mangio e vado a È letto, poi sì, non è importante. sempre uguale, Certo. però... Ma perché poi qua c'è gente che come Mattia 7 Io ci giro, chiede qual è la tua routine post tappa o post gara? Questa è la vita normale, Beh, di aver letto ok. chissà cosa, In però. realtà dopo le gare non è che si fa molto, massaggi, sai capito? Massaggi, sai, c'è il transfer in bus, quindi mangi, arrivi, massaggi, poi già ora di cena, letto, cioè non si fa niente, i grandi giri è... Mentre nella routine, quando sei a casa da persona normale, i massaggi ci sono? No, Ok. ogni tanto vado, ma... No. Beh, andiamo oltre. A Magno 00, quante gare hai vinto prima di passare pro? Un po' una decina a stagione ne vincevo, mi sa. Sono 3 anni Sì, dilettante e posso garantire che ne avevo con un gli po', stessi ne ho vinto un anni. po', ne ho vinto un po', Ne ho dai. vinte 10 da secondo anche Ma forse di più l'ultimo anno prima di passare il una dozzina. Ma se pro. ne ho vinte talmente tante non se le No, è ricordano. stato troppo Lo tempo. devo ricordarmi io. Bressa 99. Quanto è buona l'omelette del cuoco della FDG? Beh, cioè, omelette, nome francese, se non la fa buona lui. Omelette. L'omelette. Buona. L'omelette. E Come si poi... chiama il cuoco? Michel. E poi dici baveuse, che in italiano fa schifo, vorrebbe dire quella un po' liquida, baveuse. 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 PM Riding Around Io ci giro la scrive. pasta, Vai, vai. Cosa usi per fare il caffè e in base a cosa scegli la musica da ascoltare mentre bevi il caffè? Beh, per fare il caffè uso il caffè. E l'acqua, non capisco la domanda. Vabbè, E cosa musica, c'ho cioè una ascolti? playlist, si chiama Summer Sunrise, che è la mia playlist del mattino, cioè proprio la mia sveglia parte con questa musica qua. E quindi poi arrivo in cucina, metto quella che è musichina un po' folk, però Per iniziare cioè bene la Sunrise, no? giornata. Quella del mattino, Ci capito, sta. ci sta. Nidolini Davide, a quanti watt tiri la volata a De Mar? Ma dipende, se non faccio tanta fatica prima, anche 900, se no 700, Sempre da 800, seduto. sempre da seduto. Zanon Ste, pronto a sostituire il magro in telecronaca al tuo ritiro? Ti ha designato come suo erede. Beh, adesso ragazzi, lasciatemi ancora, voglio correre ancora qualche anno, poi ne riparliamo un domani. Almeno Sarebbe tre uno, anni ancora, dai. quattro, no, ho detto Quattro. quattro, già Quattro. ufficiale, quattro, Ufficiale, quattro, ok. quattro, quattro, quattro. Va bene. Demonil 88. Hai la passione di collezionare qualche oggetto particolare? Vinili e dischi, CD, quindi musica. Non è particolare. Pado 93, quante birre bevi durante un grande giro? Quest'ultimo giro d'Italia era una Weiss a sera, diciamo. Dopo che abbiamo vinto, dopo Brindisi, cioè è partita la prima birra perché avevamo vinto, no, Brindisi, scusa, Messina. E segui il flow, no? Cioè, è una Poi birretta. non sei nome di classifica, Sì, vabbè, contando le tappe, posso fare quello che non il voglio e peserò sempre peccatuccio. 80 kg. Il peccatuccio se lo può concedere quello che Sì, conta le tappe, sì. esatto. Claudio Dusi, come fate ai grandi giri ad andare sempre a tutti i giorni? È una cosa che molti non ci pensano.
Cioè andiamo tutti a tutta, però siamo tutti stanchi, cioè tutti facciamo le stesse tappe e uno magari dice come fanno a fare 200 km? Però anche gli altri hanno fatto la stessa fatica, chi va più forte, chi meno. Quindi in realtà siamo tutti, ci affatichiamo tutti alla stessa maniera, quindi per quello che ci vedi con le occhiaie all'ultima tappa. Diciamo c'è una piccola parte del gruppo che sta veramente colpito sull'acceleratore tutte le tre settimane. E altri no, altri meno, sai, dipende, ognuno c'ha, devi gestirti, però fattibile. Si fa. Si fa. Dal Masso al Masso Andrea, qual è il tifoso più odioso, tra parentesi, forse quelli che fanno queste domande? No, ce n'erano pochissimi in realtà, perché generalmente il tifoso di ciclismo è un super ganzo. Qualcuno al giro, ci sono quelli che magari pensando che non ci sia nessun italiano fanno delle battute sui corridori o su qualcuno che c'è lì, insomma fanno un po' i fenomeni che poi gli dici guarda che ti ho capito cosa hai detto. Sì, battuto sì, tipo sì. Un po' così. Sì, ne so, cioè se un capacito lo faccio anch'io forte come andate voi. Ah, cioè, okay. Questi fenomeni da baraccone. Ah, vabbè, può capitare. Può capitare. Sono pochi, per fortuna. Gregorio Coppari, consigli per il colpo di reni? Beh, farlo bene. Ho capito, però come... Cioè, c'è un lavoro. Beh, spero per lui che non abbia mai bisogno... Arnaud ha detto, De Mar ha detto che si allena a casa a fare il colpo di reni. L'ha detto? Ha detto così. Beh, allora sì, fate come Arnaud De Mar, cioè date una riga, provate a casa, try this at home. Aleanti, mi sposi? È una ragazza... Scusa, no, per posta non penso che possa funzionare. La dici così? faccio lo sposo per corrispondenza. Teo Bugli, come fate senza sesso per tutto il giro? Guarda, come fai a stare senza... ma no, voglia ce l'hai, cioè è normale come ogni persona, però materialmente, anche se avessi la tua donna che lavora nello staff con te, è impossibile, non c'è proprio neanche il tempo materiale, esatto. Cioè passi dal letto, il tragitto, camera, ristorante da mangiare, ristorante, camera, massaggi, bus, va, finito. Ci sono alcune tappe che siete arrivati in hotel che mancavano 10 ore alla partenza. Se dicevo prima, c'era questo countdown sull'applicazione ufficiale del giro, noi siamo arrivati in hotel, 11 ore alla prossima partenza, alla prossima... Cosa? Altro che sesso, guarda. Ma fammi andare a dormire. Allora, andiamo avanti. Alesist 28, hai mai pianto per una vittoria? No, perché non vincono un sacco. Vabbè, però quando hai vinto delle gare, no. Però hai vinto 4 no, corsi. Sono più adrenalinico. Ok. Leonardo Volpato, quando hai iniziato a correre in bici? Avevo 6 anni, quindi prestissimo. G1. Tra un po' assaggio la pasta e maranga, attento. Vabbè, che... Vado avanti intanto. Vai avanti? No, è ancora 2 ore, lo sento al cucchiaio. Matteo Isoloni, qual è stata la tua vittoria più bella? L'ultima, c'eri anche tu maranga? Sì. Quando eravamo a De Pan, perché 2011 ti ho anche aiutato quel giorno, mi hai aiutato e siamo arrivati penso 30 corridori tutti anni, tempo, ma fuori, abbiamo messo il gruppo fuori tempo 40 massimo 40 corridori all'arrivo, però bella, cioè l'ultima, quindi quella che ti rimane un po' di più. Abbiamo festeggiato. El Bonz, puoi salutare mia mamma Virna, guardava il giro solo per te. Oh, grazie Virna, gentilissima. Salutala. Ci vediamo l'anno prossimo al giro di nuovo, al tour. O al tour. Marco Goggi, qual è la tua colazione tipo? Questa fa parte della routine. Beh, te l'avevo già detto un'altra volta, la galletta bretone. Cioè, alle corse, a casa no, perché non sono capace. Galletta bretone, cioè sta piadina, no, una sta crepe di grano saraceno. Due belle uova al tegamino, formaggio e prosciutto, proprio bella, grassona. Quella è, non dico la base, ma buonissima. Ci sta. Buonissimo. Yogurt, resto? No. Galletta? No, galletta. Roba pesante. Allora, Lanzi Francesco Jacopo insegna a De Mar l'italiano. Ma è lo par. Non ti posso dire cosa sa dire, però... Ah, sai, le parolacce. Ma che tipo è De Mar? Simpatico. Sì, però sai, vuole sempre dare un'immagine un po' del ragazzo. È un bravissimo ragazzo, però in realtà poi è un pirlone come tutti noi, no? Quando sei in gruppo si lascia un po' più andare. Con i media è sempre un po' più posato. Andrea Malaspina, qual è stato il momento più difficile della tua carriera? Forse gli anni in Astana. Era una squadra che non andava bene per me, proprio facendola molto... Siamo quasi, siamo agli sgoccioli, eh? Vai, che tra poco assaggio, che secondo me ci siamo. Zoe Tamma, tornando a De Mar. De Mar, si è mai arrabbiato con te perché gli hai tirato male la volata e ha perso? Sì.
Sì, succede, madonna. Mi arrabbio anch'io se lui fa degli errori e viceversa. È giusto così, è l'unico modo per migliorarsi. Intervite le cose senza problemi. Sì, non è che mi dice brutta testa di... Però mi dice hai sbagliato. Luca Moreggio, un giorno ti vedi come capitano per le volate? Cioè nel senso leader? Sì, tu no. Un leader. No, è impossibile. No, no, come fai? Cioè, no, ormai questo è il mio. No, no. Magari se avevi, non so, 20 anni, 22 anni. Ci potevi provare, no, no, adesso è troppo tardi. No, no. Poi nello speciale abbiamo già parlato, uscirà, lo vedrete, vabbè. No, 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 non è il mio. Valentina Manna, nell'era post-Covid, qual è il concerto che andresti a vedere e poi quale musica ascolti? Guarda, avevo i biglietti per andare a vedere Bon Iver o Bon Iver a Madrid, ma hanno spostato tutti, l'hanno rimandato a questo febbraio, cioè doveva essere, ma lo faranno. Oh. Speriamo. Quindi è perché c'ho già il biglietto. Che musica ascolti? Di tutto, Bon Iver è un po' indie, un po', molto indie, se no rock, elettronica, no, tutto. Proprio onnivoro, musicalmente. Ultima domanda, vai. Poi andiamo a mangiare, ho sì, fame. Che secondo me Alessio B, con chi correrai la prossima stagione? Ah, ancora qua. Ho rifirmato 2 anni, quindi per 2 anni gruppo MyFDG. Per 2 anni? Sì, assolutamente. Fino al 2022. 22. Andiamo a mangiare però adesso. Andiamo a mangiare che abbiamo fame, dai. Cycling Inspiration o ciclismo ispirazione, vedete voi la... Perché mi guardi così? No, non so, cioè non mi hai neanche ringraziato, non mi hai neanche detto se era buona la pasta asciutta. La pasta asciutta. Era buonissima, perfetto. Era buono il pesto. Anche la birra è spettacolare, grazie Jacopo. Ok, no, è... Cycling Inspiration è la sfida delle foto caricate sull'app GCN, foto che regalano emozioni, sorrisi, foto particolari. Iniziamo con il terzo posto che vince... Te la leggo in inglese? In English, please. Una plant-based cycling in Spanish. Praticamente è il libro sulla dieta vegana per il ciclista, che è stato fatto anche in inglese. Sì, ma in che lingua glielo diamo? In spagnolo. Se vuole magari imparare lo spagnolo. Esatto, lo spingi a diventare questa vegano. Questa è la foto. Bello. Dov'è? Non so, le ultime belle giornate. Miki Ini. Le ultime belle giornate in che si importa un po' sfiga, non lo so. Secondo posto vince... Massimo Vidotto. Ah, che cosa vince? Felpa Corrini dalla Spagna. Beh, siamo in clima Vuelta. Una felpa spagnola. Spagnola. Massimo Vidotto, con questa Vediamo. Foto. Bello. Sullo stelvio. No, Tre Cimi di Lavaredo. Tre Cimi di Lavaredo, su, pardon. Ma che bello andare in mountain bike. Bello, bello, bravi. Caricano tantissime foto off-road, eh? Abbiamo ci tantissimi... sta. Ma c'è un sacco di gente che ci va, fan bene. Allora, primo posto vince una... Una GCN Canottiera Spagna più Fangersi Spagna, ci cioè, siamo spagnolissimi, darei anche una tappa. Siamo una... in periodo di Vuelta e ci sta. E a vincere questa foto tramonto su riva... Bellissima, arriva casa Garda, tua, casa tua, ma Garda di Visina 663. Quindi complimenti, primo posto meritato, bello, possiamo bello. Dire. Facciamo anche una menzione a Italo 11 che ha vinto la sfida la settimana scorsa, che carica questa foto con il premio, ha vinto la maglia di GCN, visto con le righe della maglia d'Italia. Ma hai notato d'Italia. Che c'era il casco già incordinato, non so se l'ha preso dopo. Hai visto che roba? E lui ci ringrazia con questo messaggio. Voglio semplicemente ringraziare GCN Italia per la splendida maglietta che mi hanno regalato come premio per aver vinto la Cycling Inspiration. Chiudiamo parlando dell'app con il parco bici, con le bici caricate, le foto di bici caricate sulla nostra app. Sai che Giorgione è sempre molto... esigente, vuole che la foto sia fatta bene, guarnitura dal lato giusto, con pedivella bella orizzontale, insomma è un po' precisino. Oggi non ce l'ho. E guarda cosa abbiamo selezionato. Beh, onesti. Montata un po' così, cioè la Cosmic davanti di un tipo, quella di dietro di un altro. Sulle ruote. Ma è sì, anche un modello diverso. Va bene, altro non vince niente, quindi ci sta. No, di comunque la Belloni Andrea, grazie mille per la foto caricata. Abbiamo finito. Finito, passiamo alla prossima sezione. Vai. GCN Italia Tech o tecnologia, vedete voi, andiamo con la domanda tecnica della settimana che è di Francesco Paolucci, leggi tu Jacopo. Leggo io? Vai. Allora, Alan risponde, hashtag,
La bici a scatto fisso o single speed, quanto è utile inserirla negli allenamenti settimanali? E per migliorare quale parametro? Grazie. Diciamo che è una pratica che è caduta un pochino in disuso. Sì, si usava molto negli anni 90, che negli anni 2000 poi si è andata un pochino a perdere. Serviva per migliorare molto il colpo di pedale, la cadenza di pedalata, trasformare un pochettino i lavori di forza. Di meno si faceva, no? Sì, di meno facevi quella pedalata un po' pesante. Facevi palestra, il giorno dopo magari potevi fare 2 ore di scatto fisso. Adesso si tende magari a lavorare un pochino di più forse sul dietromoto. O comunque in inverno, tu da quanto è che non fai scatto fisso? Ah, una vita. Una volta andavo in pista, perché comunque non abitando lontano da Montichiari, però sì, come hai detto te, è un po', io l'ho persa un po' sinceramente. Però magari nella categoria allievi, juniores, potrebbe essere anche utile. Sai, anche nella muscolatura sono più giovani, dover fare qualcosa di un po' più, ti alleggerisce un po' la gamba, ci sta. Però non è che è una diciamo barba. Che se tu, Francesco, hai voglia di farlo, non fa male sicuramente. Assolutamente no. A livello di pedalata può solo che aiutare, può aiutarti a trasformare in agilità i lavori che fai di forza, può aiutarti ad avere una pedalata migliore, più rotonda sicuramente. Ma non quindi fa. Il tech è già finito, Giorgione. Passiamo Giorgione? No, Giorgione, vedi che sono confuso. Sì, no, perché ce l'hai nel cuore, Giorgione. L'abitudine. I tuoi commenti, andiamo con la canonica lettura di alcuni dei tanti vostri commenti. Non ho gli occhiali da visto, e dico che hai visto da no, però se non ce la fai ti aiuto. Io ci vedo molto bene. Inizia tu allora. Inizio io? Dai. Allora, sempre hashtag Alan risponde. Secondo te, a 41 anni, quindi la mia età chiaramente, questo Francesco Paolucci, ha senso seguire un serio e rigoroso piano di allenamento ed alimentare nella speranza di migliorare? Oppure meglio pedalare e basta? Grazie. Faccina aliena. Allora, parto con la mia opinione, poi dai la tua. Sì. Allora, a mio parere, Francesco, allora tutti possiamo migliorare se seguiamo un rigoroso piano di allenamento alimentare, per carità. Dipende che cosa vuoi fare. Se hai in testa di andare molto bene a una gran fondo o una gara, ci sta. Per andare in bicicletta così per piacere o per godersi comunque la compagnia degli amici o di conseguenza il panorama, non vale la pena, anche perché essere rigoroso vuol dire fare dei sacrifici. Non so quanto ne possa valere la pena e quanta voglia hai tu di fare così tanti sacrifici. Ma sono d'accordo con te. Se sei un obiettivo grande, ok. Amico Francesco, cioè, trovi quello che gli fa piacere fare a lui, se gli piace fare tutti i giorni una sofferenza incredibile, si sente bene, che vale. No, ma magari si è prefissato un obiettivo importante, ci sta. L'importante, ci sta. Secondo me, è fare delle cose che gli faccia piacere, non che si senta un peso dover andare in bici, altrimenti il divertimento. Esatto. Franco Porta, leggo bene anche senza cercare, riesco a vedere. Ciao ragazzi, complimenti e continuate così. Cosa pensate del fatto che i vincitori di Tour e Giro hanno usato bici con i freni a pattino? Alla fine quello che un amatore come me percepisce è che il freno a disco è più una tendenza di mercato che un vero vantaggio. Tu cosa ne pensi, Jacopo? Beh, penso che la differenza, sai, tra di noi professionisti, innanzitutto chiaramente dipende dallo sponsor, perché se è il tuo marchio di sponsor della bici, quindi non è una scelta di sicuro dei corridori. Tra noi professionisti non cambia molto, cioè un amatore sì è una tendenza, però dovrebbe costargli meno magari la ruota, quindi perché no. Per noi professionisti andiamo forte col disco o col patino, per noi non cambia molto. I professionisti sono in bici tutti i giorni della loro vita, da sempre, quindi hanno anche un manico diverso. C'è il manico. Ok. Un amatore, comunque un cicloturista, una persona che non va in bici per lavoro, può trarre un beneficio perché ha una frenata migliore. Sì. Diciamo che se deve cambiare la bici, allora gli dico ok, prendi un freno a disco. Se invece non ha una bici piuttosto recente o comunque contenta, può anche andare avanti con un freno classico. Andiamo avanti, tocca a te, Jacopone, vai. Allora, Paolo Leone, ciao Alan e Giorgio, Ciao Alan e Jacopo. Volevo chiedervi se nelle categorie giovanili, quindi esordienti, allievi o juniors, qualcuno di voi due ha conquistato uno o più titoli tricolori. Io ne ho conquistati 6 su pista e uno a cronometro da Under 23. Sì, vado a memoria. Sette titoli italiani. Tu quanti ne hai vinti? Ma su strada mai niente.
Tutti su pista? Beh, c'è pista, vabbè. Su pista. Sì, vabbè, si considera su pista, crono. Sì. Io non mi ricordo quanti, però sì, un po' anch'io tra americane. Non si ricorda niente. Ma no, vabbè, su pista, sai, magari in un anno fai 5 prove, boh, un po', qualcuno sì. Giorgione ha vinto tantissimo nel campionato giovanile. Sì, anche pista, anche, no, sì, però la prossima volta glielo chiediamo. Sì, sì. Allora, Alessandro G. Ciao ragazzi, avevo una domanda, curiosità. Come si vestono i pro? Che riescono a fare discese senza mantelline e a volte si chiudono solo la maglietta. Lasciamo stare quando non riescono ad allacciarsela, vedi Hindley sullo stelvio. Anche a Sestriere non hanno messo nulla e vi assicuro che faceva freddo a scendere. Grazie, siete il top, continuate così. Ma infatti tu hai fatto la discesa dello stelvio, era freddo, sì, io mi sono... ti sei vestito bene. Io tanti, noi siamo proprio... noi del gruppetto ci siamo fermati, ci siamo vestiti. Con calma. C'è da dire che... beh, calma mica tanto, è proprio stata una roba, sai il pit stop della Formula 1, c'era l'ammiraglio che ci aspettava con le borse, vabbè, del freddo. Ok, però Hindley e Kelderman hanno fatto il discorso. Loro stanno facendo la corsa, sai, è differente, noi che siamo nel gruppetto dietro, non è che non facciamo fatica. Però quando c'è l'adrenalina che stai inseguendo, esatto, stai comunque, hai già detto, sei davanti a giocarti la corsa, il tuo corpo ha un'altra temperatura. Ha un'altra temperatura, non la senti neanche, cioè tante cose non le sai anche quando piove, se sei nella corsa... piove, gente che si stanno giocando in Giro d'Italia, esatto, non la sentono, cioè, ma perché sei molto concentrato, invece quelli dietro che devono solo portare all'arrivo cambia la storia. Esatto, andiamo avanti, vai carissimo. Tocca a me. Aspetta, vabbè, questa qui è una domanda. Basta parlare, ora vogliamo la puntata con Sara. Sì, perché tante volte racconta aneddoti. Che è stato il nostro amico della Ciclamino, no, sì, l'hai fatto apposta. Lo sa che squadra con Jacopo. No, perché io parlo sempre molto bene di Peter, racconto a volte qualche aneddoto, però non ho ancora fatto una puntata con lui. Quest'anno alla Tirreno ero già d'accordo con Uboldi, il suo braccio destro, per fare tutto quanto, fare l'intervista, poi è arrivato purtroppo il periodo Covid ed è saltato tutto. Non però, è facile. No, ma ho parlato con Uboldi, ci siamo visti, ho visto anche Peter a Milano, all'ultima tappa del giro, e ha detto che al ritiro, forse farà un ritiro a dicembre, Garda, vicino a casa mia, sul lago di Garda, quindi mi ha promesso che se tutto va bene, che ovviamente il ritiro non salterà, tocchiamo ferro, farò una bella intervista con te. Sì, non è facile, non è trovarci, facile, perché anche noi siamo qua, ma perché no, ma sì, concatenazione degli eventi, siamo in vacanza. A volte sì, sì, non è facile. Però vabbè, la faremo, promesso, me l'ha promesso anche lui, quindi la faremo. Boh. Francesco Borca, ciao ragazzi, potreste approfondire il doping? Approfondire il doping, ciclismo, il tema del doping. Sono un po' titubante perché io ho appena iniziato questo bellissimo sport. È vero che per fare professionista servono per forza degli aiuti o ormai è diventato uno stereotipo? Grazie. Siete grandissimi. Rispondo io. Eh sì, tu sei in quell'attività. Beh, secondo me ha una percezione, il caro Francesco, un po' filtrata da quello che è come quando si parla dei ristoranti, no? Fanno una recensione, quelli che si trovano bene non dicono niente, quelli che si trovano male ne parlano malissimo. Il ciclismo è sempre stato così, no? Per uno scemo che si dopa ne fanno delle storie enormi e sembra che il movimento sia quello. Caro Francesco, vai tranquillo che ce la puoi fare con le tue gambe, c'hai una sfilza di prove, non come di prove, di corridori che fanno risultato. Allora, sai la prima ragione che ti fa capire che il ciclismo a oggi è davvero penso, forse il più pulito al mondo di quelli esistenti, è che tanti giovani riescono a emergere subito. Sì, sì. Ma poi, dopo due anni di professionismo riescono, chi ha talento emerge per forza di cosa. Un ragazzo vince nella categoria Under 23, passa e se ha tanto talento vince subito. Guardate, viene Pool, guardate Indy, adesso ne posso tirare Pogacar. Le posso tirare fuori almeno 10. Questa è la testimonianza che è diventato uno sport pulito che magari 20 anni fa non era così, non sì, l'abbiamo vissuto. Non l'abbiamo vissuto, no. Per quello che diceva, 20 anni fa avevamo la stessa percezione che magari esatto, non poteva avere lui. Adesso tra controlli e che continuiamo a fare ogni giorno. Vai tranquillo Francesco. Vai, provaci che vedrai. Allora, ultimi tre commenti. Enrico Cangiotti. Ciao ragazzi, mi sono appassionato a questo sport da poco, più di 3 mesi fa come praticante. Prima lo seguivo solo in TV. Considerando che stiamo andando verso la stagione invernale, per mantenere ed incrementare la resistenza e la forza, quanto allenamento indoor bisognerebbe fare a settimana? Beh, allora, l'indoor è sempre molto più difficile, cioè, Enrico, no? Considera che... un'ora su indoor equivale a quasi 2 ore su strada, quindi bisogna sempre prendere un po' con le pinze. Magari abbiamo visto di gente che faceva delle robe da fuori di testa. Io consiglio sempre l'indoor, ti rende un po' la gamba pastellosa, sai quella
grossa, rapporto. Non hai fatto un'ora sufficiente, dai. Perché non c'è l'effetto rotolo. Un'ora, quattro volte a settimana, va bene? Madonna. Guarda, ti dico, io professionista durante il lockdown, un'ora e mezza ogni giorno, massimo, ma massimo, eh. E tutto così è la nostra stagione indoor dei nuovi professionisti. Tutti i giorni della settimana? Sì, non facevo mai più di un'ora e mezza, ma proprio quando... Poi facevi anche un giorno senza niente. Sì, erano sei giorni di allenamento, uno di riposo. Okay, okay. E però sono professionista e già un'ora e mezza era una roba... Da fuori di testa. Esatto, cioè, magari con qualche lavoro specifico. Un'oretta ci sta, un'oretta fa bene, di più io eviterei. Però tu sei professionista, uno persona normale, un circuitista, un attore, quattro volte un'ora, se non vuole uscire su strada, ma ciao. Se esce anche su strada, anche meno. Max Lolli, ragazzi, sarebbe bello fare una puntata sulle dinamiche di preparazione per un arrivo in volata, sia dal punto della squadra che del velocista singolo. Siete grandi. Ma... Max, guarda, è qua con me perché oggi abbiamo registrato che uscirà, esatto. Giusto? Tra quindi, qualche settimana uscirà una puntata speciale proprio su quello che ci hai chiesto. Se vuoi mettergli la pressione che esca prima, Max, mandagli un altro messaggio. È già fatta la puntata. Già fatta. Dai, ultimo commenteremo. Ultimo commento, leggi tu. Massimo Bianchi. Me lo fai leggere a me. Fare sesso prima di una gara aumenta o diminuisce i watt? E di quanto? Mi rendo conto ovviamente che è una domanda molto personale. Ma il personale no, in realtà Massimo non ho mai cioè non c'è mai stato penso uno studio, ci sarà, anzi sicuramente qualche inglese di qualche università strana l'ha fatto, lo studio quanti watt si perdono, cioè mi immagino che prendono delle speciale, persone speciale GC in Italia su quanti watt no, gli dicono ok adesso ti facciamo un test da sforzo sui 20 minuti, poi vai dalla tua morosa e dopo ti rifacciamo il test. Non lo so, non credo nessuno l'abbia fatto. Non credo che si perdano tanti. Poi anche lì, cioè, uno può passare tutta la notte a fare... Hai sì. Capito? È come quando ti dicono, la birra fa male al ciclista. Se beviamo una birra come stai bevendo io e te, sì. Vai da Dio. Se bevi una damigiana, fa male. Penso che... Però, se la sua scherzi a parte, sarebbe fare... Giusto fare una puntata su questo tema. No, no, parlando... Maranga, ti usiamo per fare il test e vediamo, facciamo il test da... Perché comunque, tanto te sei la cavia, ho capito. Comunque, io sono la cavia. Sei la cavia. Mi devo sacrificare per la scienza. No, comunque, come dice Jacopo, tratto una domanda del genere ci è capitata altre volte ed è la risposta è sempre stata quella. Dipende dalla quantità. Cioè da è quanto... vero, sì. Quanto, sì, se fai tutta la notte stare in piedi con la tua morosa a fare sì, sesso, comunque... probabilmente al mattino sei stanco, se fai... Esatto. Jacopone, i commenti sono finiti, ne abbiamo letti tantissimi, ne abbiamo letti, cioè, stati veloci. Oggi è la puntata della oggi c'è proprio... risposte mi fai un regalo, risposte. Mi fai un regalo, sono impegnato tantissimo. Minimo. Andiamo avanti. Sondaggio della settimana, come tu ben sai, Jacopone... Non lo sai? No. Ogni settimana lanciamo il sondaggio. La settimana scorsa abbiamo chiesto cosa ne pensate del giro appena concluso. Allora, la prima opzione era è stato interessante vedere Incertezza fino all'ultimo, che ha preso il 67% dei voti. Bello ma non troppo, 26%. Mi ha deluso solo il 7%. Ti ha deluso? Ti è piaciuto? C'era mal di gambe, ma l'opzione mal di gambe non l'hai messa, avrei buttato quella. E andiamo con il sondaggio di questa settimana. La domanda è: cosa ne pensi della vita che fanno i pro? Leggi tu. Cosa non devo dare la risposta. Ah, ok. No, 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 le tre opzioni. È una vita che mi piacerebbe fare. Ti piacerebbe fare. Non la farei troppi sacrifici. Dovrei provare. Tu cosa. Ma guarda, sono valide tutte e tre per me. Cioè, proprio personalmente. Dipende da che giorno, da che momento dell'anno. Esatto. Cioè, se mi avessi preso l'ultima tappa del giro, avrei detto non la farei troppo sacrifici. La farei mai. Iniziate a votare. Caption Challenge, la sfida novembrina, perché ormai siamo a novembre, delle didascalie. E a vincere con questo commento è Francesco Origano. E la foto era quella di Guggenhardt sul Lammer, sul Granadier. Mm-hmm. Leggi. Devo leggerla io? Sì, un po' di entusiasmo però, Jacopone. Ha preso tantissimo. Vai. Caption Challenge. Chiediti, Caption Challenge. Caption con la... Vai. Nella foto è possibile vedere il vincitore del giro Tao Gegenhardt, ecco perché Tao Gegenhardt. Sulle spalle del suo gregario Rohan Dennis. Che è stato veramente una macchina da guerra. Una macchina da guerra, ci sta. La vita che grazie a Rohan Dennis, quindi complimenti. Bravissimo. A Francesco che porta a casa una bella borraccia. Andiamo con la foto di questa settimana. C'è Primoz Roglic
che ha appena vinto il duello fino all'ultimo sangue contro Carapaz, si sono scattati in faccia per un po' di volte, alla fine ha avuto la meglio a Roglic e ha esultato così. Non so, sembra quasi un direttore d'orchestra, sembra dici, un po'... Sembra e se invece stesse mandando a... Non lo so, quel non paese, lo so, qui è proprio veramente sfogati, potrebbero essere miliardi di caption divertenti e quindi via con la sfida. Dai. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo show numero 97. Ringraziamo Jacopo Guarnieri per essere stato con noi, ci è divertito a fare lo show. Ma certo, cucinato per te, vabbè, sia stata una spesa oggi, Maranga, però... Bellino. Ti sei divertito? Mi sono divertito, scherziamo ovviamente, ti manderò la fattura dopo ma stiamo scherzando. Bellissimo, ci siamo divertiti, la stagione è finita, quindi adesso spazio... Eri anche nel mood giusto perché a fine stagione... Ero nel mood, ormai sono in vacanza, esatto. Devo dire che insomma a pedalare con te esatto. È stato dopo 5 giorni dal eri giro... Eri un po' ingolfato, un po' impastato... Incatramato. Esatto. Ricordate di mettere like, commentare, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!